Anderson col mancino. La risposta importante dell'estremo difensore del Futsal Pescara. Prova ad andare via adesso André. André con la suola per Wellington. Interviene Fiusa molto bene. All'indirizzo di Murillo. Murillo in avanti per Ghi. Che parata incredibile di Fiusa che si stende e nega il gol a Ghi. Palla per Jefferson. Jefferson col mancino. L'intervento di Mazzocchetti che alza altissimo questo pallone. Ospiti che devono fare a meno di Creaco in questa trasferta intera lucana. Attenzione a Tomea, ruba la palla, colpisce il palo, la palla è lì. Cesaroni, parata di Parisi. Aircatch verso Cesaroni. Tomeia, gran lavoro nel centrocampo, poi calcia Josete e para Parisi. Tomeia ancora, può andare in uno contro uno, calcia Tomeia, Parisi la manda sulla traversa. Diogo ancora imbucata, anticipo di Braga su Maluco, può andare in contropiede, ancora buon lavoro di sola di Braga. C'è Tomeia che accompagna, Tomeia, gran risposta di Parisi. Qualche protesta di troppo forse, si torna però a giocare per Rucci, mancino verso la porta, non la tiene, poi il rimpallo per Cesaroni, la palla rimane lì, Erkac, Letao, ancora per Rucci, ancora Parisi. Buono il tracciante per Erkac che prova a spostarsi sul mancino, trova ancora la risposta di Parisi. Poi va da Erkac, non punta la porta, Erkac sinistro e ancora Parisi a mettere in calcio d'angolo. Intanto è partita la gara, subito la Feldieboli in possesso palla. Andiamo un po' a scrutare il roster da parte delle due formazioni con Pasculli tra i pali per la Feldi, ma subito Maurizio Silvestri, difficoltà Campoi, adesso zona centrale dove c'è Musumeci che avanza, trova Campoi, Musumeci, Pasculli, miracolo! Può far ripartire Pesc, ma c'è la transizione di Musumeci, ancora per Campoi, giocata di Campoi, ancora Pasculli! Si muove la meta, Matamoros ha trovato Messina e poi l'intervento ancora di Pasculli. Si muovono le due panchine. Attenzione a Tornatore, miracoloso. Attenzione perché ha fatto tutto bene. Campoi, Musumeci, Rossetti, Pasculli. Poi ancora Musumeci, carambola. Ma è un muro Pasculli oggi. Ancora la giocata, bellissima, Matamoros, Pasculli. Pasculli trova Romano, Tornatore va a chiudere e poi con la schiena Campoi, decisivo. Ancora una volta fisicamente della ripresa, Tornatore. Tutto solo Trentin, ancora una volta. Addirittura c'era una superiorità numerica di 3 contro 1. Adesso Well se lo sistema, il tiro miracoloso sotto porta, Caputo fuori. Ma gli arbitri lasciano proseguire. Cannavaro apre per Well, ha spazio Well. Grandissima respinta di Pietrangelo. 2 contro 2, ancora Crocco, tunnel sull'avversario, Crocco con il volto Pietrangelo. Vieira, tiro respinto da Lupinella. Canal centralmente di Oliveira, poi il tiro ancora Ducci. Finalmente si può andare. De Oliveira col destro e poi Canal. Super parata di Ducci che tiene a galla l'Olympus Roma. Adesso invita i suoi a pressare forte. De Oliveira prova a girarsi contro Bagatini. Taborda! Ancora Ducci! Insuperabile! Borruto. Osserva Salas. Borruto va da solo. Borruto! Ducci! Ogni volta che recupera palla è molto pericoloso, sia quando si appoggia col pivot. Attenzione, attenzione, perché c'è Barzelligno e Spindola! Il sinistro, la risposta del portiere. Di Ponto, poi attenzione, Esposito, l'uscita di Gagno dal Lido di Ossa. Attenzione, la conclusione, Gagno c'è sul tentativo di Poletto. L'appoggio da Arillo, due su di lui. Arillo prova a liberarsi del pallone ma rischia di perderlo. Infatti è così, Gagno, miracolo e poi l'errore da parte del Lido di Ostia con Poletto. Fortino, sinistro, Di Ponto c'è. Salas, ben entrato. Calcia Salas, Thiago Perez, in spaccata. Salas, va via, si accentra il numero 28, calcia ancora. Thiago Perez, ancora lui. Ramon. Passato da Giapa che lo conosce bene, poi calcia ancora Thiago Perez, poi imparato. Dalcin
Mattias lo ferma, ma Dalcin riesce a servire Richard, la parata di Montefalcone, ma c'è Dalcin, occhio a Richard con le mani, Montefalcone in calcio d'angolo, Duarte, il movimento di Ercolessi che arriva, viene premiato, si scontrano Ugherani e Dani Cicciopatias. Che cosa ha preso Tiago Perez, ragazzi, parata clamorosa, San Giuseppe ad un passo dal 5-2, Ercolessi ancora, Patias, ancora Tiago Perez, palla per Pazzetti, colpetto Montefalcone, grande parata, Ercolessi gioca anche col cronometro, il Real San Giuseppe, Oselito, Patias sbaglia il passaggio, c'è Lolo Suazo che calcia, ancora Montefalcone a dire di no, e Polo Salas rientra, torna da Patias che calcia, la parata di Tiago Perez, occhio all'1-2, va via la parata di Montefalcone su Danicic.